Il 1 maggio 2012 il 24enne Domenico Rigante venne ferito a morte da un colpo di pistola nella sua abitazione di Pescara. Per quell'omicidio fu condannato Massimo Ciarelli. Ora si torna a parlare di quella vicenda perché ci sono delle novità, ma per questo ci colleghiamo con Luca Pompei che si trova nella nostra redazione social. Luca, buon pomeriggio. Sì. Buon pomeriggio a te Paolo. Sì, novità che sono state in qualche modo illustrate questa mattina sul quotidiano Il Centro dalla collega Pietro Lambertini. Adesso vi faccio vedere ciò che abbiamo deciso di pubblicare questa mattina sulla pagina social proprio in ricordo di quella che è stata una vicenda che ha fatto molto discutere, che ha scosso molto l'opinione pubblica. Dicevi bene tu, 11 anni fa, l'omicidio del tifoso del Pescara Domenico Rigante al culmine di una sorta di spedizione punitiva per uno screzio che c'era stata la sera prima nel centro storico di Pescara. Il giorno dopo venne fatta irruzione in un'abitazione di via Polacchi a Pescara, dove Domenico Rigante era con alcuni amici. Ci fu una violenta colluttazione, venne sparato un colpo proprio all'indirizzo di Domenico Rigante che morì. Per quell'omicidio è stato arrestato Massimo Ciarelli, 28 anni, per lui una condanna a 17 anni. Ma che cosa è successo? È successo che i giudici della Cassazione hanno stabilito che Massimo Ciarelli non ha diritto alla libertà anticipata, e questo per un motivo semplice. Tempo fa, in un permesso premio, Massimo Ciarelli si confidò con un amico pregiudicato vantandosi di quel omicidio, e questo è un segnale abbastanza inequivocabile di come Massimo Ciarelli non si sia affatto pentito per quello che ha fatto e non si sia affatto ravveduto. Da qui la decisione dei giudici di negargli la libertà anticipata. Resta però il fatto che Massimo Ciarelli, come tra l'altro è spiegato benissimo con un grafico sul quotidiano Il Centro, Massimo Ciarelli deve scontare sì 17 anni, ma potrebbe anche uscire nel 2029, quindi comunque qualche tempo in anticipo rispetto alle previsioni. Sta di fatto però che, come leggete anche sulle pagine del Centro, questa confidenza che Massimo Ciarelli fece a un suo amico pregiudicato potrebbe costargli caro. Dunque, per il momento Massimo Ciarelli resta in carcere a scontare la condanna per quell'omicidio che, come ricorderete tutti, scosse moltissimo l'opinione pubblica, non solo qui nella nostra regione, ma a livello nazionale. E quindi vedremo adesso, Paolo, gli sviluppi di questa vicenda con le prossime eventuali decisioni della magistratura. A te.